Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon FireRush. Io sono Glacial Sphere e in questo Pokémon Fun Game stiamo ripercorrendo le avventure di Ash del cartone animato da Kanto, quindi dall'inizio da quando prende il suo Pikachu con il Professor Oak, fino alla fine di Alola. In questo momento siamo a Kalos, quindi nella regione di Pokémon X e Pokémon Y, e stiamo per affrontare la quinta palestra, ovvero la palestra di Lem a Luminopoli. Abbiamo come squadra Frogadier a livello 34, che tra poco si evolverà in Greninja a livello 36, immagino. Houlucha a livello 36, Pikachu a livello 71, che è il nostro Pikachu, quello che abbiamo preso fin dall'inizio ed è per questo a livello così alto, perché ce lo siamo portati in ogni regione, sempre con noi. Talonflame a livello 37 e Gumi a livello 37, che non vedo l'ora si evolva in Sliggo per poterlo effettivamente utilizzare come si deve. Flabébé invece devo lasciarlo nel box, non è importante. Detto ciò, quindi, prima di andare a sconfiggere la palestra di Luminopoli di Clem, anzi di Lem, Clem sarebbe la sua sorellina, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutti i vostri amici appassionati di Pokémon o nei gruppi appassionati di Pokémon, insomma, a qualcuno che potrebbe interessare un videogioco di questo tipo che magari non ancora conosce. Detto ciò, quindi andiamo. Come prima cosa però voglio andare a recuperare una cosa che mi ero perso negli scorsi episodi, ovvero teleportiamoci a, credo, Shalur, penso di sì. Andiamo qui a Shalur City e, appunto, dopo aver battuto la palestra, questo Krogan si sposta da questa porta, quindi noi possiamo entrarci dopo aver battuto la palestra di questa città. E come vedete questa vecchietta ha dentro, in casa sua, un Bulbasaur, un Charizard e un Wartortle. Questo perché lei ci dà tre oggetti molto interessanti. Ci dà la Venusaurite per far Mega Evolvere Venusaur, la Charizardite Y per far Mega Evolvere Charizard nella sua forma Y, e la Blastoise Nite, non so se si pronunci bene, se si pronuncia in questo modo, comunque per far Mega Evolvere Blastoise. Ecco fatto, a questo punto torniamo subito a Luminopoli dopo aver fatto questa cosa extra, appunto, che mi ero dimenticato di fare. Qui torniamo a Luminopoli e iniziamo ad esplorare la zona nord della città che non potevamo esplorare la prima volta che siamo passati di qui. Eccoci qui, ora possiamo farlo. Pokéball Shop, nel frattempo possiamo fare rifornimento di Velox Ball in particolare. Salve. Ok. Perfetto. Se non sono cose importanti, ragazzi, non sto lì a tradurvele. Allora, andiamo a prenderci le nostre Velox Ball, che le vende sempre questo a destra. Eccola qua. Prendiamone un po' perché ne abbiamo usate parecchie, tra l'altro abbiamo 999.000 pokedollari, 999, quindi abbiamo il massimo di pokedollari, dobbiamo smaltirne un po', altrimenti non prenderemo soldi dagli allenatori. Acquistiamo un bel po' di ball, tanto queste le useremo. Ecco fatto. Poi potremmo prenderci, ma direi che va bene così, insomma, le Dusk Ball le abbiamo, vero? Prendiamoci qualche Dusk Ball in più. E per il leggendario magari nelle grotte potrebbe essere interessante usarle. Ecco fatto. E credo basta. Prendiamoci anche qualche, qualche Quick Ball in più. Tanto non abbiamo problemi di soldi, no? Ecco fatto. Già che ci siamo, anche vendiamo un secondo, giusto per avere un po' più di ordine nello zaino, la perla. Ecco qua. E credo basta. Credo non abbiamo preso nient'altro da vendere. Esattamente. E possiamo continuare l'esplorazione, quindi, di Luminopoli. Allora, facciamo via per via, così almeno non ci perdiamo. La città della luce. Non possiamo ancora andare da questa parte, quindi torniamo indietro di qui. Salve! Ok, questo ci deve andare al caffè perché hanno dei drink ottimi. Sarà questo il caffè? No, questa è la casa di questo vecchio signore. Perfetto. Lui ha la moglie che è andata a Doena, a quanto pare. Mi spiace, vecchio mio. I wonder what caused the power failure. So che questa sta chiedendo cosa abbia causato, appunto, i guasti della linea elettrica. Qui siamo nel caffè, effettivamente. Possiamo comprare qualcosa, ovvero limonata e Mumu Milk. Se vi interessa, è qui. Salve. Questo ha avuto una lunga giornata di lavoro, non vuole rotture di balle. E qua otteniamo la Gyarados Ite. Quindi venite a prenderla se volete mega evolvere Gyarados. Qui nel caffè di Luminopoli. Abbiamo un altro cartello, Lissandre Café, ok. I'm one of the Lance Brothers, good job finding me. Il primo l'avevamo trovato nello scorso episodio, proprio alla fine dello scorso episodio. Se lo siete persi andatelo a vedere, abbiamo trovato il primo di questi fratelli. Questo è il secondo, mi sembra ce ne siano tre. Sembri forte.
Beat my son and I will give you something nice. Questo è il padre di Lem. Quindi dopo aver sconfitto la palestra di questa città dovremo parlare a lui per avere qualcosa di carino, ci ha detto. Vedremo, vedremo cosa ci darà. Salve. Salve. Questi stanno commentando l'arte. Questa è la galleria artistica di Luminopoli. La galleria d'arte. Ok, questo è qui ad aspettare che la Lega apra. Ah, questa è la Lega? Giustamente, questa c'è la Lega. The League is being set up right now. Come back later. Quindi dovremmo tornare qui per la Lega, allora. E questo è il terzo fratello, appunto, lente. Abbiamo trovato, mi sa, tutti i fratelli che danno le lenti. Ecco, quello lì era l'ultimo, questo qui sotto. Questo qui, lui. In questa casa siamo già entrati, sì, nelle herb shop siamo già entrati, comunque è l'herb shop, non è che faccia qualcosa di particolarmente diverso da venderti erba, ovvero, o meglio, medicinali, è uscita un po' male questa frase, vende medicinali a base di erbe, ecco, diciamo così. Each elevator leads to a different floor, che ogni ascensore porta ad un piano diverso. Prendi quello giusto per combattere contro il capo palestra. Ah, qui abbiamo un Magnemite, va bene. Quindi iniziamo a sconfiggere questa palestra, iniziamo a vedere un po' cosa si può fare. Voglio vedere se posso insegnare Earthquake a Gumi, perché sarebbe molto interessante. Non ho effettivamente, non ho mai visto se si può fare. Vediamo un po', vediamo se lo impara. Earthquake, dimmi di sì. No, non è capace, peccato. Peccato, peccato, peccato. Non ho molte mosse da insegnare a questo Gumi. Forse psichico, lo impara? No. Flabbe va a imparare psichico, va bene, ma non ci interessa. Forse Thunderbolt potrebbe essere utile. Oh, Thunderbolt lo impara. Perché non darglielo? Al posto di Water Pulse, che tanto non serve a niente attualmente, dato che abbiamo già un Pokémon di tipo acqua. Dai, togliamoglielo e mettiamogli il buon Thunderbolt. Sicuramente per questa palestra non servirà, però potrebbe comunque tornare utile più avanti. Andiamo nel primo. Looks like you picked wrong. Sembra che tu abbia sbagliato. Mi spiace, in realtà non ho sbagliato. Sapete che voglio andare sempre ad affrontare tutti gli allenatori prima del capo palestra. Questo manda in campo Matisse. Cioè, oddio, Matisse manda in campo Lantern. Allora, inizierei con Drago Pulsar, anche se sarà difficile battere Lantern. Vedete com'è molto resistente. E ci usa anche con Storm di Raggio. Ok. A questo punto direi di sostituire Gumi e mandare... tosta questa, tosta questa palestra, perché abbiamo tre Pokémon deboli ad elettricità, che sono tutti i nostri Pokémon tranne Gumi e Pikachu. Mandiamo Pikachu. Ok, andiamo di Thunder Punch. Ah, ha pure Volt Absorb. Cacchio. Andiamo di Brick Break allora. E Pikachu, pur essendo di livello altissimo, d'altronde è un Pikachu, non è che ci si possa aspettare troppo da lui. È un Pikachu, tra l'altro, che ha l'attacco fisico suo, che ha potenziato, quindi non si può davvero aspettare nulla. Mandiamo Gumi contro Electrode, anche se ho paura che si faccia esplodere. Questo si fa esplodere sicuro, quindi mandiamo Pikachu, che magari potrà tankare un po' il danno. Ok, usa Comete, va bene. Noi andiamo di Thunder Punch. Altre comete. E noi andiamo di Breccia. Ok, Gumi a livello 38, ottimo. Ampharos. Prima andiamo Gumi. Vediamo se riusciamo a buttare giù questo Ampharos. Proviamo ad andare con Drago Pulsar. Si è aumentato la difesa speciale. Cacchio. Andiamo di oltraggio allora. Dovrebbe fargli molto più male, infatti. Si prende pure un po' di contraccolpo. Vecchio, con questo oltraggio lo buttiamo giù. Buono, buono, buono. Buono. E non si evolve ancora Gumi infame. Allora, lui dovrebbe essere qui, se non sbaglio, il capo palestra. Infatti. Fammi scendere. Andiamo a sfidare gli altri prima. Facciamoci questi allenatori, cerchiamo di dare più punti esperienza a Gumi possibili. E questo è Rico. Perché è Gumi quello che ci permetterà di vincere la battaglia. Ok, attacco rapido ci ha fatto malissimo. Però anche noi con oltraggio abbiamo fatto abbastanza, eh. Vai ancora con oltraggio. E Raichu lo buttiamo giù.
Manectric, questo mi ucciderà. Vedrai, eh. Oddio, ha pure Mega Manectric. E mi ha pure abbassato l'attacco. Non mi ha ucciso, fortunatamente. Però mi ha fatto flinciare. Sostituiamolo subito, mandiamo Pikachu. Mega Manectric è un bel problemone. Morso, ok. Statico ovviamente non si può attivare, ma andiamo di Brick Break. E ancora Brick Break. Perfetto, Gumi a livello 39, Magneton. Magneton possiamo andare Talonflame in realtà. O anche Olucha tecnicamente. Allora, andiamo di Flame Charge, super efficace. Lucisa Scintilla non dovrebbe essere in grado di shottarci. Andiamo di Flame Charge. Eravamo comunque talmente veloci da colpirlo per primi pur da paralizzati. Perfetto, abbiamo battuto anche Rico. Quel dannato Gudra, volevo dire Gumi, non vuole evolversi, eh. Livello 39 ancora non si è evoluto. Forse si evolve a livello 42. Ok, ritorniamo. Andiamo a battere gli altri due allenatori prima del capo palestra. Eccoti qua. Lui dice: penso che il mio lavoro sia quello di sconfiggerti. Vediamo, Maxim, se ci riuscirai. Minun. Andiamo di oltraggio. Ok. Poi Pikachu si becca un oltraggio in faccia, magari muore diretto, eh. Vediamo se riusciamo a shottarlo. No, di pochissimo. Peccato. Cambia un Pokémon comunque, ma andiamo Frogadier. Vediamo se riusciamo a uccidere qualche Pokémon con Frogadier e fargli prendere un po' di punti esperienza. Dai, però elettrococcola, sei proprio infame, eh. Sei proprio infame. Ok, fortunatamente c'è stato finta e non un attacco elettrico. Poi, Plazol, rimandiamo Gumi. E andiamo di oltraggio di nuovo. Ecco, mi ha abbassato l'attacco, che palle. E mi usa oltraggio che è super efficace. Niente, qua il nostro Gumi morirà. Ah no, aspettate, è ancora vivo. Allora facciamo in tempo a mandare Colucia. Lotte davvero toste queste, eh? No, aspettate, non voglio cambiare. Vai. Andiamo con Poison Jab. Che a livello 37 per Hawlucha, ottimo. Usciamo e andiamo a curarci di nuovo i Pokémon. Dato che davvero ci stanno disintegrando. Fortunatamente il centro Pokémon è letteralmente attaccato alla palestra. Quindi non perdiamo nemmeno tempo a farlo. Eccoci qui. E ritorniamo su. Andiamo quindi a battere l'ultimo allenatore prima del capo palestra Lem. Time to finish this. Vai. Arnaud, altro nome francese. Comanda in campo Pachirisu. Noi andiamo di oltraggio, che lui usa elettrococcola e ci paralizza. L'infame. Sweet Kiss e ci confonde, quindi paralizzato e confuso. Non riesce ad attaccare, ovviamente. Ma andiamo Frogadier. Comete, perfetto. E andiamo poi di Surf. Frogadier a livello 35, ottimo. Deden. Allora, lascerà in campo Frogadier. E andrei ancora di Surf. Azz, Parabolic Charge mi ha disintegrato Frogadier. Ah, e si è pure curato. Minchia. Allora, manderei Hawlucha. Serve qualcuno di veloce. Qualcuno di veloce e che gli faccia un bel Poison Jab. Super efficace perché se non sbaglio anche di tipo folletto lui. Stunfisk. Tipo elettro puro, mi sembra. Andiamo di Brick Break. Un bello resistente, eh. Andiamo di Poison Jab, magari si avvelena. No,
No, non riusciamo ad avvelenarlo. Forse dai, un bel avvelenamento. Mai nella vita proprio, eh. Mai nella vita che venga avvelenato. Ok, break break. Perfetto, abbiamo battuto anche Arnaud. Sono delle sfide toste queste, vi ripeto, ma perché non abbiamo dei Pokémon adatti a sfidare i Pokémon di tipo elettro? Semplicemente quello. Abbiamo tre Pokémon su quattro, essenzialmente non contando Pikachu, che sono deboli al tipo elettro. E Pikachu non è forte comunque contro il tipo elettro. È un Pokémon, boh, normale. A questo punto andiamo da Lem. Salve con il suo Helioptdisk qui, Helioptile mi sembra si chiami in evoluzione. Sarà davvero tosto lo buttare giù. Clemon, eccolo qua, in italiano Lem. È finalmente giunto il tempo, Glacier, è finalmente giunto il momento. Stavo aspettando questa battaglia da tantissimo tempo. Sono determinato a darti una battaglia meritevole, degna. Iniziamo. Vai, iniziamo. Allora, io userò, mandando per primo in campo Gumi. Poi userò Pikachu per forza come coverage, altrimenti qua non ne usciamo più. E poi userei Hawlucha. Vai. Cercherò di non usare Pikachu fino alla fine, nel caso proprio non mi serva. Userò Gumi e Hawlucha. Vediamo un po' come va. Ah, tra l'altro avrei potuto mandare Hawlucha in campo, effettivamente, contro Bunnelby. Andiamo di oltraggio. Perfetto, doppia sberla, fallisce. Fossa invece non fallisce. Sospettiamo subito il Pokémon. E mandiamo Hawlucha che è di tipo volante, così da fottergli l'attacco fossa. Perfetto, non ha effetto. E poi finiamolo con un Brick Break. E il suo primo Pokémon è andato. Poi, Luxray. Ecco, Luxray io manderei Gumi. Gumi contro Luxray, boh, una cosa che sarebbe assurda da fare. Vediamo se riusciamo a portarla a termine. Andiamo di oltraggio. Thunderfang mi paralizza per forza, purtroppo. E mi ha pure fatto flinciare. Wild Charge però prende il contraccolpo, giusto? Sì. Un oltraggio si è beccato in faccia. Questo è ciò che conta. Due oltraggi si è beccati, buono. A questo punto potrei sostituire Gumi e mandare Pikachu. Così che Gumi si prenda comunque punti esperienza di Luxray. Thunderfang non può paralizzarmelo, fortunatamente. E andiamo di Brick Break su Luxray. Gumi sale al 40, perfetto. Ed infine Heliolisk. Proviamo a cambiare Pokémon a mandare Hawlucha. Dobbiamo fare un 1 contro 1 pulito. Hawlucha contro Heliolisk. Livello 37 contro livello 37, tra l'altro. Andiamo di Brick Break. È più veloce lui, ci usa Parabolic Charge e ci ammazza praticamente. Però noi resistiamo e usiamo Brick Break, che è super efficace. Non so per quale motivo, perché mi sembra che Heliolisk sia solamente tipo elettro. Perché è super efficace tipo lotta, non so, forse elettrobuio, eh. E abbiamo battuto quindi Clemon con questo colpo qui finale inaspettato. Oh, Lucia che batte Heliolisk. I'm not ready for it to be over. Non sono pronto a far sì che sia finita. E finalmente Gumi si evolve. Oh, non potevo chiedere un finale migliore per questo episodio. Finalmente Gumi si evolve in Sligo. E sarà possibile utilizzarlo un po' meglio. Oh, eccolo qui. E Gudra, tra l'altro, è molto vicino perché conosce già Pioggia Danza. Quindi forse già dal prossimo livello potrebbe evolversi in Gudra. Vuole imparare Spray acido? Cos'è che fa esattamente? No, troppo debole. Sì. Ti sei guadagnato la medaglia voltaggio. Eccola qua. E questa metti anche Shockwave. Dovrebbe essere onda shock, no? Un attacco che non manca mai, sì, è onda shock. That was an outstanding battle, Gacha. È stata una battaglia incredibile. Bonnie e io andremo a viaggiare ancora per un po'. Voglio essere in grado di batterti, di misurarmi al tuo stesso livello. Ok. Perfetto. Abbiamo battuto anche Clem, quindi anzi Lem. Continuo a confondermi perché davvero in inglese si chiama Clemont,
Ma in italiano è Lem e sua sorellina è Clem. Quindi è tutto un po' confuso. Comunque, direi di lasciare nel box il buon Flabébé, che ce lo siamo portati dietro per un bel po' di tempo a caso. Summary 669. Vai, quindi sei qui. Perfetto. Piano piano vedete che anche il Living Next di Kalos ha un ritmo sicuramente molto più lento di quello di Unima, però ce la stiamo facendo. Andiamo poi a parlare al padre di Lem, che ci aveva detto appunto una volta battuto suo figlio ci avrebbe dato qualcosa di particolare e di carino, ovvero te. Ah, quindi l'hai sconfitto davvero? Prendi questo come ricompensa e ti dà l'Ampharosite per Mega Evolvere Ampharos. A questo punto noi potremo uscire nel percorso 14 a nord, ma andremo avanti lungo il percorso 14 nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!